Benvenuti su Retrofixer. Oggi voglio farvi vedere una cosa un pochino particolare. Non è rotta, anzi, sarà solo da sistemare, ma secondo me è una cosetta carina che non si è vista ancora sul canale. Guardate qua. Cosa può essere? Formato A4 Amstrad. Ebbene, andiamo a vedere. È un portatile. Qui abbiamo il pano batterie. Voilà. L'NC100 della Amstrad, un piccolo portatile del 1992. Questo ha uno schermo grafico da 80 colonne per 8 righe e ha ben 64K di RAM, un po' come il classico biscottone degli anni 80. Lo scopo di questo computer più che altro è la semplicità, quindi deve essere un prodotto economico e soprattutto facile da utilizzare, quindi non è stato caricato nemmeno con l'hardware per poter avere chissà quali funzionalità. Lo schermo non si può inclinare, cosa molto diversa sull'M10 della Olivetti. Questa era una killer feature e questa sinceramente era una bella novità perché lo schermo non è retroilluminato, quindi farebbe comodo poterlo inclinare per prendere magari l'angolo migliore della luce. Sul retro troviamo due semplici porte, anzi, l'alimentazione più porta seriale e porta stampante. E abbiamo anche qua sotto la batteria, qui non so se riusciamo ad aprirla, vediamo un attimo in che stato è, sicuramente sarà da pulire. Eccolo qua. Batteria tolta. Non sembra male. Comunque, meglio che la batteria stia qua che interna, perché altrimenti rischiamo che se la batteria perde poi facciamo un gran danno sulla scheda, mentre invece qua possiamo limitare il tutto anche perché l'acido dovrebbe andare fuori. Allora, abbiamo qui una piccola riga sullo schermo, dobbiamo provare a vedere se riusciamo a pulirla. Sicuramente è un po' sporco, però secondo me c'è anche un po' di solco. Quindi magari con una pasta vediamo se riusciamo a portarla via. Il resto dovrebbe essere tutto funzionante. Quindi sarà da vedere come è fatto dentro, dare una pulita, vedere che tutto sia ok e pulire questo schermo. Poi lo possiamo provare. L'alimentazione, come detto, era o esterna oppure tramite quattro batterie stilo qua dietro. E con quattro batterie potevamo avere fino a 20 ore di utilizzo continuo. Era un bel computer agenda, questo più che altro era nato come agenda, calendario da poter portarsi sempre dietro e aveva anche il Basic, però non il classico Basic Microsoft, ma questo aveva il Basic della Acorn, del BBC. Questo video è sponsorizzato da PCBWay, il partner ideale per noi tuttofare. Date un occhio sul loro sito perché PCBWay non produce solo PCB, ma fa anche stampa 3D, lavorazioni con CNC e altre cose interessanti come PCB flessibili o quelli avanzati. La produzione generalmente per i PCB è di 24 ore, ci sono diverse opzioni per la spedizione, da quella più veloce a quella più economica, e i PCB partono da 5 dollari per 10 pezzi. Vediamolo un pochino più da vicino, questo è il graffio che c'è sul display. La tastiera non sembra malaccio, i tasti sono un po' duretti, ma dai, ci stiamo. Il display ha questo alone centrale. E andiamo a vedere. Ci siamo, altri viti qua non ci sono, però è carina l'idea che con questi supporti già abbiamo un pochino più il computer inclinato. User friendly anche sullo schermo. Qui abbiamo l'espansione.
lo slot di espansione per aggiungere la memoria. Qui è tutto aperto. Qui sembra che ci sia qualcosa che lo tiene chiuso. Qua, come si vede un po', c'è dell'ossido. Dopo andiamo a pulire anche quella parte lì. Qua sotto non sembra esserci nessuna vite. A meno che sotto i gommini qua non ci sono. Ah, ecco. Questo si apre. Qua ci sono dei ganci. Quindi dobbiamo fare piano piano. Eccolo. Questa parte sopra diciamo che è venuta via, però abbiamo quest'altra che invece no. Eccola qua, c'era un altro gancetto. Abbiamo lo speaker e il flat per il display. Allora, intanto questo via. Andiamo a vedere anche questo speaker che non si toglie. Niente, questo speaker non ne vuole sapere di alzarsi, eh? Oh, finalmente. Allora, questo è il pulsante di accensione. Ecco qua lo schermo. Tastiera. Togliamo il flat. Prendiamo una pulita anche alla tastiera, tante volte c'è dello sporco sotto, ma non penso, eh? Non sembra messa a malaccio. E tutto il computer, eccolo qua. Abbiamo questo shield che è collegato con questi viti qua e noi lo andiamo subito a togliere. Sotto c'è anche uno strato, sembra quasi tropicalizzato. Che sembra una resina, un qualcosa che no, una vernice opaca che riveste tutto il PCB. Così anche se la batteria dovesse perdere, non rischiamo di fare danni. Ok, questa è la copertura di questo. Questo è un semplice slot PMCI. Allora, diamo una pulita a queste molle, ma questa è in perfetto stato, questa è un pochino più bruttina, eh. Come al solito, mettiamo a bagno con l'aceto. Lasciamo lì per un pochetto, poi lo puliamo. Intanto diamo una piccola pulita qua in giro. Qui abbiamo dei ponticelli, credo che siano fatti dalla casa madre. Sì. Questa è la regolazione del contrasto del display, penso.
Ora andiamo a pulire questa e ci rivediamo subito dopo. Ok, lui è bello che pulito. Adesso passiamo al display. La tastiera gli ho dato un attimo una botta col pennello, poi magari si può pulire ancora meglio sui tasti, però vedo che non è messa malaccio, eh. Comunque carino, eh. Tutto il computer, eccolo qua. Allora, vediamo un po' cosa si può fare. È abbastanza pulito. Allora, io adesso per iniziare userei. Proviamo a usare questo. Questa dovrebbe essere una piccola pasta abrasiva fatta apposta per la plastica. Vediamo se qualcosa fa. Allora, qui ci mettiamo solo un po' di acqua. Allora, un po' è andato via. Molto meglio, eh? C'è un controluce appena appena, un segnetto, ma io non andrei ancora più a fondo perché poi magari rischiamo di opacizzare un po' il display e diciamo che per quello che serve funziona più che bene, così almeno non è brutto a vedersi. E ora diciamo che lo possiamo anche provare. Poi se volete vi lascio il link in descrizione. Ovviamente questo funziona sulla plastica e deve essere dei graffiettini abbastanza lievi, eh? Non è che fa miracoli, però in questo caso ha funzionato molto molto bene. Ok, diamo una pulita con l'isopropilico. Ok, ora lo possiamo anche provare. Abbiamo visto che è bello pulito. Che ne dite? Ok, qua dice che abbiamo la batteria bassa, quella a litio. Questo è il contrasto. Funziona anche bene. Allora, la pila a bottone, noi ce l'abbiamo da sostituire perché altrimenti lui non partirà. Ok, CR2032. Allora, per adesso lo chiudiamo appena. Proviamo. E voilà, è partito. Ora, visto che è partito, la chiudiamo anche per bene. Allora, usiamo le forbici facendo piano piano. Ok, siamo rimasti qua. Seleziona la data.
Ok, la data non si mette con i numeri, ma con le freccette. Simpatica. Qua abbiamo il word processor, la calcolatrice e il diario, l'agenda, con anche l'orologio. Per word processor, premere yellow e red. Qui possiamo fare un nuovo documento, lista dei documenti, verde. Non ci sono documenti. Stampa di un documento. Ok, facciamo un nuovo documento. Prova, quindi la tastiera funziona. Sembra proprio che scrive tutti i caratteri benissimo. Perfetto, sì. Questo cancella. Page 1, press stop to finish or print, quindi facciamo stop. Il nostro documento mi sa che già l'ha salvato. Ora andiamo a vedere lista documenti verde. Abbiamo il documento di prova. Se facciamo invio, eccolo qua. Carino. Andiamo a vedere la calcolatrice con il verde. Capisco perché l'uno non funziona. Ah, ok. Vuole i numeri verdi, è una specie di tastierino numerico, non vuole questi qua sopra, quindi per fare 1, 2, eccoli, vuole questi qua. Per 9, invio. Vabbè, è un po' strano, ma funziona anche la calcolatrice. Poi abbiamo yellow e blu. E abbiamo qui l'orologio oppure la rubrica o il calendario. È veramente di una semplicità unica, quasi talmente semplice che sembra difficile da usare. Qui possiamo selezionare il nostro orario con il fuso orario. Ok, quindi il time l'abbiamo fatto, però adesso abbiamo l'orario sbagliato. Se invece voglio modificare non l'allarme ma una sveglia, ma voglio l'orario, once only, qua sì. Qui possiamo impostare la sveglia e scegliere anche un messaggio da visualizzare. Ogni giorno oppure un giorno specifico. E questo è il nostro calendario. Poi, se entriamo, possiamo creare un appuntamento. Abbiamo anche il menu e qui possiamo anche scegliere, vediamo come ci si muove. Ok, queste in poche parole, andando su e giù, sono le voci, quindi in poche parole power off, delay e poi minuti. 1 già default, poi no, quindi se non facciamo niente lui in automatico proporrà questa voce di default. Qui, ok, stick, ok, time e format, noi lo possiamo cambiare adesso con la freccettina 12:24. Bene, ora vediamo altre funzionalità di questo piccolo computer portatile. Come visto prima, oltre a questi sistemi, abbiamo altri sistemi che sono, tra virgolette, nascosti. Per esempio, con il tasto funzione B andiamo in Basic, ma questo non è il classico Basic della Microsoft, bensì questo era proprio il Basic della Acorn. Come al solito, possiamo fare il classico programma. Ed eccolo qua. Con una volta una pressione di stop diamo la pausa e possiamo continuare. Doppia pressione e facciamo l'ESC. Poi
possiamo cancellare lo schermo con CLS e qui diciamo che possiamo fare anche qualche piccola cosa con il Basic. Volendo possiamo anche salvare e richiamare i programmi. Ora abbiamo fatto questo piccolo programma, ma possiamo salvarlo. Ok, ora l'abbiamo salvato. Allora, per vedere il nostro programma, anzi la directory di quello che abbiamo fatto, dobbiamo fare il comando asterisco cat oppure dir. E lui ci fa vedere tutti i programmi che abbiamo salvato con il save. Per caricarlo poi dobbiamo fare il load. Ora voglio vedere se era possibile caricarlo direttamente da quella schermata lì, ma credo di no. Allora, vediamo un po'. Proviamo con dir, che è uguale. Eccolo qua, select okay, free memory, due documenti. Qui un load non c'è. Se lo selezioniamo non fa nulla. Ok. Test non me lo carica. Bat program, va bene. E noi lo cancelliamo. Non me l'ha cancellato. Per cancellarlo dobbiamo sempre usare il comando asterisco. Ok, questa volta non c'è più. Perfetto. Con questo invece possiamo disegnare direttamente sullo schermo. Allora, quindi diciamo che uno è qua sotto. Quindi se facciamo con questo comando possiamo anche semplicemente disegnare sullo schermo. Bene, diciamo che il basic l'abbiamo visto, ora andiamo a vedere un'altra funzionalità con il tasto funzione S e qui andiamo a utilizzare la porta seriale. Ora colleghiamoci questo che altro non è che un semplice modem wifi con l'interfaccia seriale. Ok. Accendiamo. Questo è già configurato, quindi anche la comunicazione seriale è già impostata. Altrimenti, una volta che siamo in questo menu, possiamo usare sempre il tasto Secret o Menu, perché Secret si fa con il tasto Funzione, mentre invece Menu senza niente. E qui impostiamo tutti i parametri, sia per la porta parallela che per la porta seriale. Attualmente il modem è configurato con una velocità di 1200 baud. Ok, ci siamo. Ora se facciamo atti, non ci risponde. Non ci risponde perché lui è acceso. Perché si è staccato il filo. Ok, ritorniamo. Colleghiamo di nuovo lui. Il modem comunque è già acceso, vediamo un po' se stavolta ci risponde. Sì, ci risponde. Purtroppo a video lui mi duplica tutti i caratteri che digito perché per farlo funzionare ho dovuto ponticellare il pin 7 e 8 della porta seriale che sono l'RTS e il CTS, altrimenti il computer non mi viene sondato come se non avesse l'abilitazione per l'invio. Però così facendo gli ritorna indietro il carattere che ho inviato. Più
questo mi risponde con l'eco e io ho qui due caratteri uguali. In realtà funziona uguale, solo che mi vedo i caratteri duplicati. Per questa connessione non è un problema perché possiamo disabilitare l'eco di questo modem, giusto per vederlo più chiaramente. Facciamo così, AT e 0, quindi adesso l'eco non c'è più. Allora, per disabilitarlo dobbiamo fare AT e 0, lui lo duplica tutto, e a questo punto abbiamo disabilitato l'eco del nostro modem, e adesso vediamo un solo carattere che in realtà è lui stesso che se lo ritorna. Il modem è già collegato sulla rete Wi-Fi, quindi ora proviamo la BBS. Ecco qua, il modem si è connesso. E questo è tutto l'elenco dei possibili dispositivi che possiamo visualizzare. Questo in particolare non c'è perché ha uno schermo un tantino particolare, abbiamo 8 righe per 80, quindi è molto stretto e non riusciremo a vedere tutte le righe, quindi purtroppo io utilizzerò la versione dell'Olivetti M10 che in realtà ha 15 righe, quindi una metà non ne vediamo. Però è giusto per farvi vedere che funziona. E ora stiamo andando nel gioco Zork. Stupendo, anche questo computer l'abbiamo connesso in internet. Purtroppo quando siamo nella BBS, anche la BBS ci farà l'eco, quindi se scriviamo qualsiasi cosa ci ritornerà doppio. Possiamo andare sempre sulla classica chat. Perfetto, il computer funziona e l'abbiamo connesso anche in rete. Bene, eccolo qua il nostro Amstrad Notebook Computer, ovvero NC100 per gli amici. Del 1992, è stato in produzione solo un anno, però diciamo che nel primo anno non ha venduto male, poi dopo si è perso un po' perché tra la concorrenza e tutto sicuramente c'erano anche sistemi migliori. Questo era nato più che altro per essere semplice, probabilmente anche un prodotto economico, era basato sullo Z80, poche funzionalità ma quelle che servivano, diciamo un'agenda portatile che era capace di fare un po' di tutto. L'abbiamo anche connesso su internet e abbiamo visto che non ci sono grossi problemi, peccato solo per lo schermo che ha poche righe. Ebbene ragazzi, quindi se questo video vi è piaciuto lasciate come al solito un bel pollicione in su, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale che questo è un gran supporto per noi, oppure se volete supportarci in qualsiasi altro modo vi lascio come al solito in descrizione tutti i nostri riferimenti. Un ringraziamento speciale poi va a tutti i nostri cari Patreon che grazie al loro supporto ci aiutano anche a sostenere le spese poi del canale e anche di queste belle macchine che vedete sul video. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao Fixer!